È dalle alte montagne del Gennargentu nasce Fonni, uno dei più importanti centri della Barbagia. Il paese si trova a 1000 metri di altitudine. D'inverno è caratterizzato da intense nevicate e vette imbiancate. Nelle altre stagioni invece offre incantevoli colori che fanno da cornice alle foreste. Andrea, è l'ambiente perfetto per percorsi di trekking e mountain bike? Sì, Fonni si presta bene a questo tipo di attività. Si può accedere alle vette più alte della Sardegna, si può accedere a diversi siti nuragici, tra cui una delle unicità come può essere l'acquedotto nuragico di Gremanu, il santuario. Insomma, abbiamo tanti luoghi visitabili sia d'inverno che d'estate. Ma tu di cosa ti occupi? La mia attività è un'attività di noleggio e bike, che sia ovvero mountain bike a pedalata assistita. Portiamo i gruppi di turisti che vogliono fare un'esperienza diversa dal trekking o altre attività e le portiamo in giro con le nostre mountain bike. E in base alle richieste, cioè ad esempio se vogliono vedere dei siti nuragici o salire sulle vette più alte, noi cerchiamo di accontentarli, ecco, con i nostri tour che abbiamo già preparato insieme alle strutture. Perché hai deciso di iniziare questa attività? Diciamo che sono sempre stato un appassionato delle nostre montagne. Prima le percorrevo sempre a piedi o correndo, insomma. E quindi grazie anche a alcuni bandi che poi sono riuscito a sfruttare, ho deciso di avviare questa attività di noleggio e bike, e quindi mi permette di divertirmi, andare in giro in montagna e anche creando uno sviluppo per il territorio. Dai. Il turismo, così come la valorizzazione del territorio, passa per un insieme di fattori che sono concatenati fra loro. La nostra comunità montana ha negli ultimi anni lavorato proprio a identificarsi non più come un insieme di paesi ma come un territorio, quindi catalizzando finanziamenti soprattutto a valere sulla progettazione territoriale della regione, finanziamenti che arrivano ai comuni da parte della regione per realizzare tutte quelle infrastrutture che possono essere funzionali allo sviluppo turistico e quindi a una fruizione migliore del territorio, dalla sentieristica che consente di visitare i nostri luoghi sia in inverno ma soprattutto anche nei periodi estivi, alla valorizzazione, al restauro e alla sistemazione dei nostri musei e di tutti quegli attrattori culturali e ambientali presenti in un territorio vasto che va da Fonni, arriva fino a Oliena, Orgosolo, Orani, Mamoiada, tutti questi comuni, unisco anche Orotelli e Ottana, hanno lavorato insieme per costruire un percorso virtuoso coinvolgendo in tutte queste lavorazioni, in tutti questi processi anche le imprese del territorio che a loro volta si sono adoperate per ottenere finanziamenti regionali e comunitari per migliorare quella che è l'offerta sia turistica ma anche del territorio. La bellezza del territorio fa nascere spontaneamente un parco naturale e faunistico dove spiccano la presenza di mufloni, daini e del cervo sardo. Tra natura e ospitalità nasce il parco di Don Ortei. Il parco di Don Ortei nasce a Fonni, nel territorio di Fonni, dalla nostra famiglia di allevatori. Si modifica, si cerca di diversificare il modo di fare allevamento e si crea un parco naturalistico associato ad un agriturismo, quindi improntato non solo alla valorizzazione del territorio, però anche all'ospitalità. Il nostro parco nasce in un momento di tante difficoltà perché era un momento in cui in ogni angolo della Sardegna vi era una scritta che era no al parco del Gennargentu e quindi noi andavamo invece insomma, a realizzare proprio un parco in questo territorio in un momento molto delicato. Ecco. Fare impresa in questo territorio non è stato semplice, però fondamentalmente non è stato neanche difficile perché il nostro territorio ci regala veramente tante cose da valorizzare e dalla quale si può trarre anche un vantaggio economico, non solo la valorizzazione, però il connubio tra tutela e vantaggio economico. E quindi
non è stato impossibile, anche se le difficoltà sono state veramente tante. Fare impresa non solo è possibile, ma si può fare un'impresa che sia legata fortemente a quelle che sono le tradizioni e, perché no, anche innovandosi e migliorando la propria tipicità. Ci sono imprese che hanno diversificato le produzioni agroindustriali, ma anche imprese turistiche che hanno diversificato proponendo ai viaggiatori non solo la classica vacanza in montagna, ma una serie di offerte che vanno dall'escursionismo all'ipoturismo al trekking in bicicletta, che migliorano appunto la fruizione del territorio.